Ciao, sono Livio Sgarbi, benvenuto a questo secondo appuntamento dei nostri video suggerimenti per affrontare meglio il tuo esame di maturità. Allora, come ti avevo anticipato, in questo video ti parlerò di autostima e di convinzione in te stesso, perché sono due punti estremamente importanti, non solo ovvio per quanto riguarda l'esame di maturità, ma puoi ben capire che si tratta di un argomento fondamentale per la vita in genere di una persona. Intanto, cos'è l'autostima? Perché dobbiamo parlare di autostima? L'autostima è legata all'autoimmagine, ossia, come dice il termine, la stima che ognuno di noi ha di se stesso. L'autoimmagine, l'immagine che noi abbiamo di noi stessi. Possiamo avere un'immagine positiva e quindi vederci in un certo modo, avere un'immagine negativa e vederci in un altro modo, quindi avere una percezione piacevole o spiacevole di noi stessi. L'idea con l'autostima è quella di non riuscire a potenziarla, a migliorarla, chiaramente sempre stando all'interno di alcuni limiti, nel senso né troppo poco. Piace l'idea di avere molta autostima, ma questa deve essere anche mediata da una buona dose di umiltà, perché l'umiltà è la capacità di saper essere cosciente e consapevoli dei propri limiti, delle proprie anche incapacità, cioè sapere fin dove ci si può spingere. Quindi l'autostima va sempre affiancata, mediata dalla capacità umile di sapersi conoscere anche nei propri difetti e nei propri limiti. Il suggerimento che ti do per potenziare la tua autostima è lavorare sia a livello profondo, quindi inconscio, che a livello superficiale, un pochettino più razionale. Per lavorare a livello profondo bisogna lavorare su quello che ti dicevo prima, cioè sull'autoimmagine, ad esempio attraverso le visualizzazioni. Perché sto premendo molto con le visualizzazioni? Anche nel primo filmato ti ho parlato di immaginarti in determinati contesti. Perché la mente lavora per immagini, che noi lo vogliamo o no, lei lavora per immagini e non solo, ti do una chicca importantissima, la mente degli esseri umani fa difficoltà a distinguere cose vividamente immaginate da cose realmente vissute, quindi quando noi immaginiamo fortemente qualche cosa per la nostra mente è come se l'avessimo vissuto nella realtà, quindi ogni volta che noi pensiamo a noi stessi, ci immaginiamo in un determinato contesto, è come se quella cosa noi la stessimo realmente vivendo. Ok, la percezione a livello inconscio è esattamente la stessa. Quindi tutte le volte che tu pensi a te stesso e ti pensi in una maniera spiacevole, vai un po' a erodere, se vogliamo dire così, la tua autostima, la tua autoimmagine. Quindi, primo passo, fai qualche visualizzazione, chiudi gli occhi, rilassati e immagina te stesso nelle vesti migliori in cui ti piacerebbe vederti. Seconda cosa, è legata al focus mentale, cioè alle cose verso le quali tu concentri la tua attenzione. Sto dicendo che la maggior parte delle persone che ha poca autostima in realtà è abituata a concentrarsi sugli aspetti negativi di sé, a livello fisico, ad esempio, non mi piace come ho gli occhi, come ho il naso, piuttosto che a livello estetico in genere, ma anche a livello caratteriale, ad esempio non mi piacciono alcuni fallimenti che ho avuto nella mia vita, quindi a scuola sono andato male in quella materia, mi ha trattato male quel compagno, piuttosto che quell'insegnante e così via. E quando noi ci concentriamo fortemente sugli aspetti negativi che ci riguardano, ancora una volta andiamo a rosicchiare, grattare via un po' di quella stima di noi stessi. Quindi quello che ti sto proponendo è di trasformare, ad esempio, quelli che hai sempre considerato degli insuccessi, dei fallimenti o dei difetti anche a livello estetico o fisico in punti di forza. Non sto scherzando, in punti di forza. Quello che può essere un difetto estetico può diventare un punto di forza per qualcuno. Ok? Senza farti esempi illustri, però in realtà ogni cosa ha sempre due sfaccettature, una positiva e una negativa. Dove c'è un problema c'è anche un'opportunità per chi la sa cogliere. Quindi prova a fare, faccio fare questo velocissimo esercizio. Prova a concentrarti per qualche istante sulle cose positive che hai, su tutto ciò che ti piace di te. A livello estetico, a livello fisico, a livello comportamentale, a livello emotivo, a livello caratteriale, quali sono gli aspetti positivi?
se non li stai trovando, concentrati un istante e prova a tirare giù un elenco, a pensare a quali sono le cose positive. Magari sei simpatico, magari sei buono, sei bravo, magari sei paziente, magari sei energico, sei appassionato, sei entusiasta, sei motivato, sei alto, oppure sei robusto. Insomma, trova tutti gli aspetti positivi. È chiaro che ce ne sono anche dei negativi, però ti chiedo di non pensare a quelli, di concentrarti sugli aspetti positivi. Questo costruisce autostima. Ognuno di noi, anche la persona che tu puoi ammirare di più su questa terra perché ha ottima stima di se stesso, ha dei difetti e probabilmente ne è consapevole, ma non li percepisce in quanto tali, non li percepisce e non li interpreta come difetti, sono delle caratteristiche. Non ci si concentra più di tanto, oppure addirittura le trasforma in punti di forza. Quindi per qualcuno avere un naso pronunciato può essere un motivo per non uscire di casa, per qualcun altro può essere un motivo per sentirsi importante. Ok? Quindi pensa a quali possono essere degli aspetti positivi o degli aspetti magari che non ti piacciono, ma che puoi trasformare in punti di forza. Prima cosa importante. L'altro lavoro, che può sembrarti magari un pochettino più superficiale, ma è altrettanto importante, credimi, è legato ad esempio ai comportamenti. Se vuoi lavorare sulla tua autostima, è fondamentale che tu faccia cose per le quali sai che ti potresti stimare. Perché la mia domanda nei tuoi confronti è questa: ok, magari sei interessato, vuoi più autostima, ok, perché ti dovresti stimare? Perché? Cosa fai quotidianamente per il quale, come dire, ti riservi della stima, nutri della stima? Perché se non fai delle cose, come dire, stimabili quotidianamente, perché ti dovresti stimare? Perché dovresti avere autostima? Quindi, sto dicendo, lavora anche a livello comportamentale nel fare delle cose per cui ti stimi, ma anche delle banalità, ad esempio, dico delle sciocchezze, però sono importanti, sicuramente per una persona, per un ragazzo della tua età, per dire tenere in ordine la propria camera o far riparare il motorino piuttosto che studiare le cose che sono da studiare, sono delle cose probabilmente per le quali ti stimeresti. Ok? Allora falle. Fai delle cose che ti fanno pensare, ehi, quella persona merita stima perché guarda cosa fai e come lo fai. Ecco, fai queste cose, comportati nella maniera tale per cui sai di poter stimare quel tipo di comportamenti. E l'altra cosa importante, sempre a livello un po' comportamentale, è l'utilizzo di un linguaggio più appropriato. Troppo spesso, veramente troppo spesso, le persone sono abituate a parlare un po' in maniera forte, pesante con se stessi, quindi ci si rimprovera, ci si giudica, ci si colpevolizza, ecco, sono stato uno sciocco, sono proprio sfigato, possibile che, ecco, tutte queste cose vanno a incidere sull'autostima. Bisognerebbe utilizzare, ti invito a utilizzare un linguaggio più positivo, più rinforzante riguardo te stesso e la tua autostima. Ad esempio, non giudicare, non colpevolizzare mai, non criticare mai la tua persona, critica dei comportamenti. Ti faccio degli esempi pratici. Un conto è dire ho sbagliato una cosa, un conto è pensare di essere sbagliati. Un conto è dire ciò che ho fatto non meritava la sufficienza, un altro conto è dire io non merito la sufficienza. Quindi un conto è prendere in esame e criticare un comportamento, un atto, qualcosa che tu fai, che può essere giusto o sbagliato, puoi farla bene o male, ma è una cosa che fai, non sei tu, tu sei giusto, tu sei ok di default, tu sei ok per definizione, puoi fare delle cose giuste e delle cose sbagliate. Ogni volta che critichi te come persona dicendoti sono uno sciocco, non sono incapace, non me lo merito, non sarò mai in grado di, questo va a intaccare la tua autostima. Se tu invece critichi un comportamento, come dire, si può cambiare, si possono imparare strategie, ci si può allenare, quindi non preoccupa, ok? Legati invece alla convinzione circa te stesso, che sono due cose molto simili, molto vicine insieme all'autostima, ecco, posso dirti che la maggior parte, no, la maggior parte, molte persone però hanno poca convinzione circa le proprie capacità e questo probabilmente ancora una volta deriva dal fatto che si concentrano maggiormente sugli insuccessi che hanno avuto nella vita piuttosto che sui successi. E quindi, non so, hanno sbagliato delle cose e queste sono diventate delle esperienze importanti che vengono ricordate e poi vengono catalogate come insuccessi che
determinano, che creano, che supportano la convinzione di non essere in grado a, perché ci abbiamo provato e non ci siamo riusciti. Okay? Ora, ancora una volta, pensa invece per qualche istante a quante cose tu oggi sai fare, o a quante cose conosci, magari nello sport, nel tempo libero. Bene, c'è stato un momento in cui non le sapevi fare quelle cose, no? Quindi se sai andare in moto, c'è stato un momento in cui hai imparato. Se sai giocare a tennis, giocare a calcio, o se sai cantare o suonare uno strumento, o lavorare col computer, beh, c'è stato un momento in cui hai imparato a farlo. Forse per te oggi stare sul computer, navigare su internet è una cosa facile. Beh, per persone, di una età diversa dalla tua oggi è un problema. Ma credimi, non è un problema intellettivo, non è che non abbiano le capacità mentali. Si tratta soprattutto di limiti mentali, non di capacità. Non credono di poter imparare velocemente. È come imparare una lingua, non credo di essere portato per le lingue, quindi questo allunga i tempi di apprendimento, addirittura preclude molto spesso l'apprendimento. Ok? Quindi prova a pensare a quante cose invece tu hai imparato. Tu sei bravo, sei evidentemente un maestro nell'apprendimento, ognuno di noi lo è. Da bambini abbiamo imparato l'80% delle cose che sappiamo fare nei primi anni di vita e tutti quanti impariamo a farlo, ok? Ora, se è vero che tutto si impara, basta avere una strategia, una tecnica, dei buoni maestri, aggiungo un po' un carico di briscola dicendo che no, non solo se hai dei buoni maestri, soprattutto se sei un buon allievo. C'è un detto Zen che dice: quando l'allievo è pronto, il maestro appare. Se sei pronto, se credi in te stesso e se vuoi per qualche istante pensare di avere le capacità per, allora sicuramente qualcosa o qualcuno apparirà per dirti come fare. Ti posso dire, ecco, per aiutarti in questo processo di crescita, che ci sono due cose alle quali devi pensare. Numero uno, quando c'è da fare qualche cosa. Numero uno, questa cosa si può fare in assoluto. Quindi guardati intorno, ricerca su internet, su Google o chiedi ai tuoi amici, è possibile fare questa cosa? Ad esempio, c'è da preparare un esame o solamente più una notte di tempo? Ok, è possibile farlo, c'è chi l'ha fatto? Probabilmente scoprirai che la maggior parte delle volte c'è sempre qualcuno che ha fatto qualche cosa che tu ti appresti a fare, sempre. Quindi si può fare in assoluto. L'altra cosa è: io posso farlo. Quindi il primo passaggio è: questa cosa si può fare. Il secondo passaggio è: io posso farlo. Devo solo impegnarmi, devo dare tutto me stesso, devo staccarmi dalla convinzione di poterselo non fare e invece associarmi, legarmi al fatto, iniziare a dialogare con me stesso dicendo: io posso farlo. E puoi dare tutto te stesso. Ti accorgerai che se smetti di pensare alle impossibilità, al limite, al dubbio di farcelo oppure no, e inizia, attento bene, questa è l'ultima chicca che ti do in questo video, e se inizia a comportarti come se tu fossi certo al 100% di potercela fare, non di farcela, di potercela fare, allora ti renderai conto che metterai ed esprimerai così tanta convinzione, passione, energia, nelle cose che fai, nelle cose che farai, che la maggior parte di queste andrà a buon fine. Quindi inizia a comportarti come se avessi dentro di te tutte le risorse necessarie per poter fare quello di cui hai bisogno. Okay? La prossima volta, il prossimo video, ancora uno, ti darò qualche suggerimento per affrontare l'esame orale in maniera brillante. D'accordo? Alla prossima.